di fronte agli eventi che hanno devastato le famiglie, le imprese e la vita di tutti noi, i cooperatori umbri, toscani, laziali e abruzzesi hanno sentito immediatamente l'esigenza di reagire per mantenere alta la volontà civica e imprenditoriale di queste terre così martoriate dal terremoto. Diceva prima Bomarzi, per la cooperativa la solidarietà è un valore fondativo e quando accadono degli episodi gravi che riguardano il nostro paese, noi siamo presenti. Siamo presenti nel nostro modo, non dando contributi che in qualche modo sottraiamo alla cooperativa, ma mobilitando tante persone. Già ricordato. Oggi però è una giornata speciale, oggi è una delle giornate più belle dopo quel bruttissimo 24 agosto e dopo quel terribile 30 ottobre. È una giornata bellissima dove la gioia dei bambini, per i quali il sindaco aveva chiesto una bella giornata, probabilmente ha esagerato nelle preghiere, siete tutti sotto il sole, quindi speriamo di farvi andare via presto dal sole. Però ci siamo trovati sempre d'accordo e devo dare atto anche alla comunità di Norcia, ai cittadini, che la prima cosa che dovevamo far funzionare erano le scuole e le scuole hanno funzionato di fatto 10 giorni dopo il sisma, perché anche se con i doppi turni, con situazioni precarie, abbiamo cercato di rendere il più possibile normale la vita per i bambini e per i ragazzi più giovani che hanno dovuto vivere anche in maniera meno preparata degli adulti questa esperienza molto difficile. E Rossella ha avuto un'energia straordinaria e se le scuole sono terminate il merito di tanti che hanno lavorato, che ho appena detto, ma anche dell'energia del mondo della scuola che ha creduto che una comunità potesse continuare a vivere e a ripartire anche attraverso gli edifici scolastici. Buonasera a tutti, è difficile parlare per ultima perché mi sono anche molto commossa, il mio messaggio è rivolto ai bambini. La Fondazione Francesca Nava, come sapete, aiuta i bambini nelle emergenze, nei paesi più poveri del mondo. Avete sentito il terremoto di Haiti, dove con la protezione civile, la Marina Militare Italiana, che è qui presente con l'ammiraglio Guegno, abbiamo aiutato in prima linea e siamo qua, vicino a voi. Abbiamo ascoltato il bisogno, dopo le prime scosse ci siamo chiesti cosa possiamo fare. Ci siamo messi in contatto con le istituzioni, quindi con la protezione civile, con tutte le autorità e abbiamo deciso di intervenire per ricostruire le scuole per i bambini. Siamo qua oggi a inaugurare la prima scuola, la scuola elementare, mentre il cantiere va avanti là in fondo per la materna e la media. Siamo riusciti con grande gioia a farlo in tempi record grazie alla straordinaria generosità e alla partnership di Unicop Firenze e Coop Centro Italia. Il primo, mentre sentivo il racconto di questa grande impresa, vedevo quello che su uno dei muri di uno degli oratori della nostra diocesi sta scritto. C'è scritto: insieme è più bello. Mi sembra che sia il primo messaggio che tutti insieme possiamo raccogliere. Siamo talmente sollecitati di stare ognuno per conto proprio, insieme è più bello e insieme si costruisce qualche cosa.